Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su Undertale, signori. Intanto è partita la presentazione del gioco, mentre voi leggete vi faccio un attimino il pre-intro del video. Un giorno scoppia la guerra fra le due razze. Dopo una lunga battaglia gli umani vinsero il conflitto, ok, quindi gli umani hanno battuto. Sigillando i mostri sottoterra con una formula magica. Ok, quindi gli umani hanno sigillato i mostri sottoterra molti anni dopo. Cosa è successo molti anni dopo, signori? MT Abbott 21X. Le leggende narrano che chi scala il monte non faccia ritorno. Ottimo! Io mi starei a casa decisamente, signori. Decisamente mi starei a casa, però va bene. Sta scendendo, ma è scema, cioè, ma io dico, ma se le leggende dicono determinate, ecco, è caduto di faccia. Mamma mia, si è rotta la faccia questa. Ma chi è questa buzzurra? Ecco, la musichetta è carina, però, signori. La musichetta è carina. Siamo precipitati. Io penso che chiunque sarebbe morto da una caduta del genere, però va bene. Detto questo, signori, prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram. Mi trovate come Maullo941. Il link lo trovate in descrizione. E detto questo, signori, partiamo con il video. Ok, allora signori, questi sono i tasti, diciamo. Z per confermare, quindi Z per confermare, X annullare, ok. C controllo, F4 full screen, Esc per uscire. Per di se gli HP sono minori, quindi Z confermo, X annullo, C menu. Ok. Immetti nome dell'umano caduto. Ok. Fatto, ce l'abbiamo fatta. Questo è il nome esatto? Sì. Che inizio spumeggiante, altro che Call of Duty, signori. Noi giochiamo Undertale. Oh, che carino. Siamo caduti in un prato fiorito. Ah no, non eravamo caduti, ci potevamo muovere. Ok, quindi. Ah, questa sarebbe tipo l'entrata da dove siamo cascati noi, l'unica parte illuminata. Ok. C'è un corridoio. Seguiamo il corridoio, signori. Un portone. Salve, buongiorno, sono Maullo. Sono Maullo il kebabaro. Oh, un fiorellino, che carino. Salve, salve, io sono Flowey. Oh, Flowey il fiore. Ma dai, cosa carina, Flowey il fiore. Io sono Maullo lo youtuber. Sei nuovo del sottosuolo. Non è vero, ma che è romano? C'è il capito del fiore romano? Sei nuovo del sottosuolo, non è vero? Non è vero, perbacco. Devi essere confuso. Sai, sono caduto da 50.000 metri. Ho sbattuto un attimo la testa. Sono leggermente rincretinito. Qualcuno dovrebbe insegnarti come vanno le cose qui intorno. Ok. Suppongo toccherà al caro vecchio me. E anche sardo. Al caro vecchio me toccherà insegnarti qualche cosa. E anche sardo il fiore. Il fiore passa dal romano al sardo. Pronto, cominciamo. Vedi quel cuore è la tua anima. Il culmine del tuo essere. Ah, che cosa carina. Posso muovere la mia anima, signori. Qualcuno la vuole venduta? No, sto scherzando. La tua anima parte debole, ma puoi rafforzarla se guadagni molti LV. Ok. Livelli. Con la stella LV, ovvio, love. Ah, love, io pensavo livelli. Vabbè. Io già mi sentivo in Dragon Ball. Se aumentano i livelli, diventiamo super saiyan più potenti. Vuoi un po' di amore, vero? Che carino, sì. Devo staccarti i petali, tipo mi ama, non mi ama. Non preoccuparti, ne dividerò un po' con te. Che carino, un suo petalo. Qua giù il love è condiviso con Candide, pallottole di amicizia. Qualcosa che si chiama già pallottola non mi sa tanto. Spostati. Ma idiota. Ma è un fiore di marmellata, signori. In questo mondo o uccidi o sei ucciso. Ma che. Allora, perché qualcuno perderebbe una simile chance? No, ma è un bastardo. No, crepa. Ma un fiore di. Signori, ma di che stiamo a dire? Ma pensavo fosse un giochino carino. No, no, voglio scappare. No, signori, fermi. No, no, no. Che è successo? Oh, è arrivato Dragon Ball, signori. Un'onda energetica. Chi cazzarola è questo? Che creatura terribile. Torturare così un povero giovane innocente. Ma infatti sono un cuoricino piccolo piccolo. Guardami, sono piccolo piccolo.
Ah, non aver paura, tesoro, grazie. Questa, già una che mi... Guarda, preferivo il fiore, almeno era diretto, mi parlava... Sono Toriel. Avevo letto un'altra cosa, però non la posso dire cosa avevo letto, però va bene. Sono Toriel, custode delle rovine. Passo di qui ogni giorno per vedere se è caduto qui qualcuno. Beh, soprattutto se è vivo, perché dico, se uno cade, metteteci un cuscino se cadono spesso le persone. Sei il primo umano a venire qui dopo tanto tempo e ci sarà un motivo. Dico, se i fiorellini sono così, pensa agli altri esseri. Vieni, ti guiderò attraverso le catacombe. Di qua. Mamma mia, che inizio. Signore, l'inizio è carino, l'inizio è simpatico. Dai così. Oh, Toriel, ciao Toriel. Dove stiamo andando? Ti seguo. Okay. Ma scusami, questa cosa luccicosa non me la posso portare a casa? L'ombra delle rovine incombe, riempiendoti di determinazione. Spettacolo, recupero totale HP. Salva, certo che salviamo. Ok, seguiamo la tizia, signori. Qua posso leggere qualcosa? No. Ok. Benvenuto nella tua nuova casa, innocente. Permettimi di spiegarti come funzionano le rovine. Le rovine sono piene di puzzle, ok, antiche fusioni fra diversivi e serrature. Bisogna risolvere per passare da una stanza all'altra. Ti prego di adattarti alla loro vista. Quindi lei ha fatto zig 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 e gli sono aperti. Questo che è? Che è questo? Niente. E questo? Solo i prodi possono passare, gli audaci, gli stolti non passano nel mezzo. Va bene, ok. Per proseguire dovrai attivare vari interruttori, ok? Non preoccuparti, ho etichettato quelli che devi azionare. Che carina! Premi Z per leggere i cartelli. Questa l'avevo già capito mezz'ora fa. Mi sa tanto di cerchi nel grano degli alieni, signori. Attack here! Cioè, dico ok, segnalarlo, ma mi sembra un po' esagerato. Però va bene. Io cliccherei questo, signori. Guardate, cliccherei questo, ma però va bene. Splendido. Sono fiero di te, piccino. Ma mi prende per i fondelli questa, dico. Ma passiamo alla prossima stanza. Ma questa mi prende in giro. Ma stiamo a scherzo. Ma mi sento preso come umano che vive nel sottosuolo. Potrebbero attaccarti, devi essere preparato per questa evenienza. Tuttavia, non temere, la procedura è semplice. Quando incontri un mostro, entrerai in uno scontro. Mentre sei nello scontro, conversaci amichevolmente. Ah, certo, questo mi vuole ammazzare e dico: Salve, come va la giornata? Sta bene? Prendi tempo, io verrò a risolvere il conflitto. Ah, quindi gli devo chiedere della famiglia. Esercita parlando con quel fantoccio. Quindi devo parlare con un pupazzo. Ok. Quelli mi vogliono ammazzare, hai incontrato il fantoccio. Ok, lotta, agisci, oggetti, pietà. E agisci, fantoccio, parla. Parli al fantoccio, non mi risponde, ma dai. Non è un chiacchierone, è un fantoccio. Ma a cosa sto giocando? Tortiere sembra soddisfatta. Hai vinto, guadagni 0 CP e 0 monete. Ah, molto bene, davvero molto bene. Ma sono pazzi questi. C'è un altro puzzle in questa stanza, chissà se puoi risolverlo. Che è successo? Cranocchio ti attacca. Agisci, Granocchio. Complimento, Granocchio non ha capito che hai detto, ma ne è comunque lusingato. Ah, meno male. No, se n'è andato. Gli ho detto che è bellino, è carino. È carino. E Toriel l'ha fatto scappare. Sa, qui cosa c'è scritto? La stanza leggendaria è lo schema di quella orientale. E quindi? Non passiamo. Di qua non passiamo. Ok, dobbiamo risolvere un enigma. Quale sarà l'enigma? C'è qualcosa che devo fare? Lo schema. Ok, quindi forse sarà. Devo seguire questo percorso, forse. Eh sì, come cazzarola era? Aspettate un attimo. Allora, aspettate un attimo. Quindi avanti il primo quadrato, poi avanti, sinistra, 1, 2, 3, poi scendo, quindi scendo e sono 1, 2, 4. Sa, va bene, sì, morirò 70 volte, signori, però va bene, ci proviamo. Allora. Se non mi fai passare, però, zia,
Questo è il puzzle, ma ecco, prendi un momento la mia mano. Sì, c'ero arrivato anch'io, zia. Ma non dovevo risolverlo io? I puzzle sembrano un po' troppo pericolosi per ora. Va bene, come dici tu? Sei stato bravissimo fino alla, tesoro mio. Ma tutta questa confidenza, ma chi ti conosce? Tuttavia, ho una richiesta difficile da farti. Vorrei che percorressi tutta la stanza da solo. Perdonami per questo. Scusami, zia! Zia! Tutta la stanza da solo. E quindi? Saluti tesoro, non preoccuparti, no, non ti ho lasciato. Ero semplicemente dietro questa colonna tutto il tempo. Grazie di esserti fidato di me. Ma questa è rincretinita, cioè, ma chi mi è capitata, signori? Tuttavia ho un ragionamento importante per questo esercizio. Ho avuto una ragione importante per mettere alla prova la tua indipendenza. Devo occuparmi di alcune cose, dovrei restare solo per un po'. Resta qui per favore. È pericoloso esplorare da solo, ho un'idea. Ti darò un cellulare, se ti serve qualcosa devi solo chiamare. Fai il bravo, va bene? Raga, allora si promette bene la cosa. Sembra carino il gioco, cioè, da capirlo bene. Allora, io per questo video mi fermo qua, signori. Se volete che continuiamo la storia, e la cosa mi piacerebbe per capire effettivamente che cazzata dobbiamo fare, per capire un attimino come si può svolgere il gioco, fatemelo sapere nei commenti attraverso i like. Detto questo, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, ragazzi. Ciao dal nostro Mino Burattino. Ciao, cari.